Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qui sul mio canale con questo mio nuovo episodio dedicato alle mod su Dragon Ball Xenoverse 2. Quest'oggi vi porterò una mod veramente, ma veramente bellissima e ben fatta, ragazzi. Questa sarà una mod dedicata alla trasformazione in Super Saiyan 4 per la prima volta per il nostro Goku. Allora sì, ebbene sì, ha una nuovissima animazione, la trasformazione, ragazzi, è veramente, veramente bellissima, non dovete assolutamente perdervela. Allora, come attacchi potete vedere che abbiamo combo, bastone del potere, Kamehameha per 10, super dragone, la carica massima, la super Kamehameha, la super sfera Genkidama o Genkidama, la ritirata dispersione, il fulcro della mod, il Super Saiyan 4, e poi la super anima datemi energia. Una volta trasformato ci sarà una sorpresa, perché alcune tecniche cambieranno. Prima di iniziare, amici miei, io vi invito a spolliciare a più non posso, ed inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così da non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora direi di andare a provare subito il nostro carissimo Goku. Selezioniamo, va bene anche Super Ishillon, anzi no, voglio qualcun altro. Selezioniamo, ma sì, Majin Buu, che non c'entra niente, ma va bene. Proviamolo qui nell'arena del torneo del potere. Allora, eccoci qua, questo è Goku, prima del Super Saiyan di quarto livello. Mettiamo a posto la fotocamera prima. Vediamo il moveset, quadrato. Ok. Triangolo. Ottimo. Vediamo la presa un secondo. Perette. Ok, allora combo bastone del potere. Poi abbiamo la canna per 10, che invece è una canna normale in versione base, il super dragone, che è quello. La carica massima, ragazzi. Poi abbiamo la super Kamehameha e la super sfera Genkidama o Genkidama. Ok. Poi la ritirata dispersione, poi, che vabbè. Adesso, ragazzi, ci divertiamo. Dai ragazzi, è bellissima! Ok, allora proviamo gli attacchi. Allora abbiamo la combo bastone del potere. Bellissima. Ve la ripropongo.
Majin Buu, che faccia c'hai? Ok. La Kamehameha per 10, che adesso è veramente una Kamehameha per 10. Il super dragone. Oh, la carica massima, ragazzi. La super Kamehameha. Ed infine la super sfera Genkidama. Invece sembra il pugno del drago. Bellissima, veramente, veramente una mod speciale, ragazzi. Rivediamo. Wow, è incasinato tutto. Sì, ovviamente ho bloccato la cosa, quindi adesso va bene. Ma questa è la tecnica che preferisco. Bellissima. Ci sta, ci sta. Ok ragazzi, allora questa è la mod di oggi. Adesso andiamo a vederla come si comporta in combattimento. Eccoci qua ragazzi, allora la prima battaglia ci vedrà contro Super Baby 2. Ovviamente noi dobbiamo prenderli in questo frangente, sempre che Super Baby ci dia una mossa. Ok, non diamogli troppo spazio però, sennò questo ci fa fuori. Ora siamo pronti per la battaglia. Prendete una bella Kamehameha per 10. Ragazzi, lo stiamo asfaltando. Ok, siamo pronti. No, perché? Forse ho poca aura. Porca paletta, abbiamo un piccolo problema. Va bene. Ok, sì. Non ci posso credere. Ce l'avevo pronta. Porca paletta. E sparisci un poco. Preso! Ce l'ho fatta! Bene ragazzi, siamo riusciti a vincere, adesso passiamo al prossimo scontro che sarà anche l'ultimo. Eccoci qua con la seconda battaglia, ragazzi, nella quale affronteremo il grande Omega Sherron. Recuperiamo più aura possibile prima della trasformazione. Ma che cacchio? Oh! Ok.
E ho già perso dell'aura, anzi sta già calando. Non me l'aspettavo da te. Ok. E possiamo anche concludere appena ricarico un po' d'aura. Ma anche no. Ok ragazzi, allora questa era la mod di oggi. La trasformazione nel Super Saiyan di quarto livello di Goku per la prima volta. Spero che vi sia piaciuta. Vi invito a spolliciare a più non posso ed inoltre se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così da non perdere nessuno dei prossimi episodi. Grazie ancora amici miei, noi ci risentiamo al mio prossimo video. Ciao ciao e grazie!